Amici followers, benvenuti in questo nuovo video, ma soprattutto buona Pasqua a tutti. Questa celebrazione sta lentamente volgendo al termine e aprile si prospetta essere un mese carico di titoli. Ma prima di iniziare con il video, vi ricordo come sempre di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche. Ma adesso, cominciamo! Phantom Fury esce il 23 di aprile, Shelley Bombshell Harrison è di nuovo qui in questa miscela altamente interattiva di azioni in prima persona e road movie. In questo gioco potrete intraprendere un viaggio carico di adrenalina in tutto il territorio degli Stati Uniti, utilizzando un enorme arsenale di armi e abilità per combattere soldati e mutanti, il tutto cercando di salvare, come sempre, l'umanità. Will control the entire world! For the sake of those... Sandland è un RPG d'azione in uscita il 26 aprile. In questo gioco avrete l'opportunità di immergervi in un mondo in cui sia gli umani che i demoni soffrono di una grave carenza d'acqua. Imparerete a controllare i vostri poteri e guidare la vostra compagnia di eroici ribelli per esplorare il leggendario mondo di Sandland. Utilizzerete la vostra conoscenza tattica e la vostra immaginazione per sviluppare carri armati e altri veicoli, per esplorare questa terra arida e perigliosa. He's not human. Muniel is. The story begins on post-apocalyptic Earth, where a mysterious enemy called the Nativa... Stellar Blade è un gioco d'avventura d'azione che uscirà sulla console di casa Sony il 26 aprile. In questo gioco l'umanità è costretta ad abbandonare la Terra dopo aver perso una guerra contro alieni invasori. Eve e il suo plotone vengono schierati dalla colonia per combattere gli alieni e riprendere la Terra. Dopo aver incontrato Adam, Eve viene portata nell'ultima città umana sopravvissuta sulla Terra. Qui stabilisce rapporti con i cittadini per portare avanti la sua missione e salvare l'umanità. Eve soon meets two new companions. Adam, born on Earth, is in pursuit of an energy source called Hypersight. Make sure to stay cautious. Non prendete impegni per il 16 di aprile, poiché vi recherete su Europa, una delle lune di Giove, che è stata trasformata in un lussureggente paradiso terraformato. In questo gioco, un androide di nome Z parte alla ricerca di risposte. Correrete, planerete e volerete attraverso il paesaggio, risolvendo misteri nelle rovine di un'utopia caduta, e scoprirete la storia dell'ultimo umano sopravvissuto. Erevan Shadow Legacy, un platformer stealth frenetico, verrà rilasciato il 10 aprile. In questo gioco vestirete i panni di Ayana, l'ultimo discendente di una razza dimenticata che deve ancora padroneggiare i mistici poteri dell'ombra. Utilizzerete gadget ad alta tecnologia e scoprirete la verità sul vostro passato per salvare un universo moralmente grigio e in via di estinzione. Demon's Omnia non ha ancora una data fissata, ma la sua uscita è prevista per aprile. È un gioco horror cooperativo multiplayer, la cui peculiarità è la bodycam con la quale visionerete tutto il gioco. Seguirete l'impatto di una reazione nucleare in cui la radiazione si è diffusa ovunque. Il vostro obiettivo sarà uscire nella foresta per raccogliere prove con l'equipaggiamento fornito per sconfiggere il demone che infesta la villa. Threatening the ocean is outside this reef. Another Crab's Treasure uscirà il 25 di aprile. Si tratta di un'avventura Souls-like ambientata in un mondo sottomarino. Nel gioco impersonerete Krill, il granchio eremita, e dovrete indossare i rifiuti intorno a voi come gusci per difendervi dagli attacchi dai nemici molto più grandi di voi. Intraprenderete una caccia al tesoro epica per riscattare il vostro guscio, ma scoprirete anche i segreti oscuri dietro l'oceano inquinato mentre procederete con l'avventura. Children of the Sun verrà rilasciato il 9 di aprile. In questo sparatutto puzzle tattico in terza persona assumerete il controllo di un proiettile, guidandolo attraverso livelli sempre più complessi al fine di uccidere cultisti, attivare trappole e plasmare l'ambiente. Z,
This means that different regions may specialize in different things. Manor Lords è un gioco di strategia medievale che uscirà il giorno 26. In questo gioco avrete l'opportunità di costruire città, partecipare a battaglie tattiche su larga scala e gestire situazioni economiche e sociali complesse. Assumerete il ruolo di un signore feudale e governerete le vostre terre mentre le stagioni cambieranno, il clima varierà e le città emergeranno e declineranno. The tale of a fated group of three. Eiyuden Chronicle 100 Heroes sarà disponibile il giorno 23. Il gioco si propone di offrire ai giocatori un'esperienza moderna, ispirata ai classici RPG giapponesi. In questa avventura epica seguirete una storia coinvolgente che unisce umani, elfi, uomini bestia e abitanti del deserto. Vi troverete presto coinvolti nelle fiamme della guerra, costretti a mettere in discussione tutto ciò che credevate fosse giusto e vero. Zane, a scion of the Empire and his comrades. Broken Roads si svolge in una versione decadente post-apocalittica dell'outback australiano. Presenta un sistema morale che definisce il genere, dove potrete sopravvivere, stringere legami e prendere decisioni difficili che plasmano il vostro viaggio attraverso le pericolose terre selvagge. My name is Thor Olafsson. I am looking for my wife. Sons of Valhalla vi porta nell'era vichinga, dove potrete costruire fortificazioni e assediare roccaforti nemiche, radunare guerrieri e salpare su lunghe navi per combattere personalmente mentre saccheggerete e conquisterete l'Inghilterra. Questo gioco unisce abilmente il combattimento a scorrimento laterale con la strategia di costruzione di basi, il tutto immerso in un suggestivo mondo vichingo in pixel art. Infection Free Zone sarà disponibile dall'11 di aprile. In questo gioco avrete la libertà di selezionare una qualsiasi regione del mondo reale e stabilire la vostra base operativa. Avrete il compito di ricostruire e adattare gli edifici circostanti per creare un sistema autosufficiente. Assumerete il controllo di un gruppo di sopravvissuti della città e dovrete difendervi dagli infetti quando calerà la notte. To all survivors. Monster's Domain sarà disponibile tra pochi giorni, il 5 di aprile. In questo gioco avrete l'opportunità di prendere il lato dei mostri, eliminare gli eroi e raccogliere il loro tesoro. Potenzierete le vostre forze, aggiornandole ed equipaggiandole con le migliori abilità e trucchi per attirare e sconfiggere i malcapitati. Ultimo, ma certamente non meno importante della lista, è No Rest for the Wicked, che uscirà il 18 di aprile. Dai medesimi sviluppatori di Ori and the Blind Forest arriva questo nuovo action GDR. Siamo nell'anno 841 e la letale pestilenza è tornata. Voi siete un membro di un gruppo di mistici guerrieri sacri, giurati di sconfiggere la pestilenza a ogni costo. Tuttavia, il compito diventerà sempre più difficile mentre vi ritroverete impigliati nell'orgoglio del popolo e nella politica del regno. Il caos vi trascinerà in ogni direzione mentre cercherete di purificare la terra dalla malvagità e plasmare così il destino del regno. Ragazzi, non so voi, ma di tutti questi titoli ce ne sono quattro in particolare che hanno accattivato fin da subito la mia attenzione e sono Sandland, Manor Lords, Sons of Valhalla e, ovviamente, No Rest for the Wicked, che spero di portare qui su questo canale. Fatemi sapere la vostra lista, quelli che vorreste assolutamente provare, anche perché ce ne sono parecchi. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!